I test, centinaia di volontari per il vaccino anti-Covid, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e Cina in pole, da noi si parte in estate. Intanto studiosi italiani trovano il virus sul particolato dell'aria di Bergamo. Buongiorno, buongiorno dal telegiornale scientifico. Siamo quindi ai test, siamo arrivati proprio ai test per i vaccini anti-Covid, naturalmente su volontari. Non vuol dire che tutto è risolto, ci vorrà del tempo per validare quello o quelli giusti, poi bisogna produrne milioni e milioni di dosi. Però a Oxford sono partiti i test su quello che per un pezzo è anche made in Italy, ne abbiamo parlato martedì scorso, e il primo braccio che si è offerto al lago della Siringa è ancora italiano. Alessia Mari. Elisa Granato, scienziata italiana dell'Università di Oxford, è la prima dei volontari europei che hanno iniziato a testare il vaccino contro SARS-CoV-2 elaborato dall'Ateneo inglese con l'Istituto IRBM di Pomezia. Sono una scienziata in altri campi, in questi giorni mi sentivo inutile, ho voluto contribuire in qualche modo alla ricerca, ha detto Elisa. Come lei, un migliaio di volontari tra i 18 e 55 anni, metà riceveranno il vaccino anti-Covid, l'altra metà, senza saperlo, un vaccino contro la meningite. Sara Gilbert, che guida il team dell'Istituto Jenner di Oxford, è ottimista. La sua squadra aveva già elaborato anni fa un vaccino contro la MERS. Per la versione anti-Covid, i ricercatori hanno isolato un adenovirus degli scimpanzé, introducendo all'interno il gene che codifica la proteina spike del SARS-CoV-2, così da innescare nell'organismo la risposta immunitaria all'infezione. Poi l'esperimento si allargherà a volontari più anziani, saranno loro il vero test per il vaccino. La speranza è produrre il primo milione di dosi entro l'autunno. Un centinaio i vaccini anticoronavirus allo studio in tutto il mondo, quello di Oxford è il primo arrivato alla fase clinica in Europa. In partenza a breve uno studio in Svizzera, mentre la Germania ha appena ottenuto il via libera per la somministrazione di un'altra versione del vaccino su 200 volontari. La corsa è contro il tempo, saranno mesi intensi per i laboratori di mezzo mondo. E c'è però un vaccino che non ha bisogno di essere ulteriormente testato, chi vuole può farselo ogni anno e da anni, e in queste settimane le regioni devono ordinare le dosi del vaccino anti-influenzale, per nulla superato dall'emergenza che stiamo vivendo, anzi, se possibile, ancora più prezioso. Elena Cestino. Come ogni anno a febbraio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato la composizione del vaccino contro l'influenza che sarà disponibile da ottobre. Il nuovo vaccino ha ingredienti nuovi, varianti antigeniche di tipo A, di sottotipo H1N1 e di sottotipo H3N2 e una nuova variante antigenica di tipo B. E sarà un vaccino più importante del solito proprio a causa dell'epidemia Covid-19. Perché sarà molto importante, soprattutto per la missione all'ospedale, cercare di individuare e differenziare i casi di influenza da quelli appunto legati al coronavirus, per evitare che poi il coronavirus entri negli ospedali e crei quei problemi che abbiamo visto quanto siano importanti. Per raggiungere questo obiettivo, però, occorre che la copertura vaccinale contro l'influenza sia ampia, molto più del solito. In Italia ogni anno si vaccina poco più del 50% dei nostri anziani, della popolazione di età superiore a 65 anni. Se consideriamo la popolazione generale, la copertura è intorno al 15%, non di più. I 9 milioni di vaccini contro l'influenza che mediamente vengono somministrati nel nostro paese ogni anno non sono sufficienti per fare la differenza il prossimo inverno. Una partita
che le regioni giocano sin da ora perché ordini e approvvigionamento di vaccini vengono fatti adesso e la vaccinazione anti-influenzale dovrà essere massiccia. Per esempio, aumentando le coperture fra gli operatori sanitari, che in questo momento più che mai sono importanti per mantenere i livelli di assistenza negli ospedali sul territorio, aumentare le coperture negli anziani, sia perché dobbiamo limitare la circolazione di influenza per appunto differenziare le forme influenzali dalle forme di Covid, quest'anno è davvero importante. E alle 12 di oggi la SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale, ha annunciato di aver trovato il coronavirus sul particolato, cioè quello che in inverno fa fermare il traffico nelle città. In collegamento da Milano c'è il presidente della SIMA, il professor Alessandro Miani. Grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno professore, avete lavorato in tanti a questo studio, cioè ricercatori di 5 università, Milano, Bologna, Bari, Trieste, Napoli, anche un'azienda ospedaliera. Che cosa vuole dire questa prima conferma? Questa è una conferma che noi fondamentalmente ci aspettavamo, che avevamo già ipotizzato nel nostro position paper pubblicato a 17 di marzo scorso, e per noi significa quello di poter utilizzare la presenza del virus sul particolato come un indicatore per in una fase adesso di riapertura post lockdown, per consentire al decisore di poter monitorare l'aria outdoor e anche indoor volendo, e quindi avere a disposizione un indicatore che può essere un motivo per comprendere se ci sono, diciamo, delle ripartenze, una ripartenza della diffusione del coronavirus. E quindi è andata via la linea, c'è stato un problema tecnico, speriamo di riprenderla più presto. Io a questo punto vado con un altro servizio, intanto cerchiamo di ricollegarci. Quasi 150, ecco professore, siamo ritornati in linea. Ritorniamo, allora vediamo se riusciamo a chiudere il collegamento. Il campione d'aria è stato prelevato a Bergamo, questo dice qualcosa? Bergamo è una delle città che più ha sofferto questa pandemia per numero di vittime e anche per numero di soggetti coinvolti. E noi avevamo dei campionatori ad alto volume, li avevamo nella zona, diciamo, rurale, industriale, o comunque adiacente alla zona rurale, adiacente alla zona industriale di Bergamo, e lì abbiamo fatto questa scoperta. Mi scusi, lo studio è tutto telegraficamente. Telegraficamente, perché siamo fuori con i tempi, lo studio non è finito. Trovare l'RNA del virus SARS-CoV-2 sul particolato però non vuole ancora dire che le polveri sottili possano infettare. No, infatti, semplicemente noi stiamo conducendo adesso questa seconda parte dello studio, la nostra fase 2, è quella di individuare la capacità di sopravvivenza del virus adeso al particolato e anche la sua capacità di virulenza. È uno studio tuttora in corso e ci auguriamo nel giro di un mese di poterlo terminare. Solo in quel momento si potrà dire che il particolato, comunque l'inquinamento atmosferico, potrebbe essere una terza via di contagio. Grazie professore, grazie per essere stato con noi. Andiamo avanti col giornale. Quasi 150
i medici italiani morti per la Covid, 35 gli infermieri hanno lavorato sul fronte più caldo della malattia, in particolare il triage, quando per la prima volta medico, infermiere e paziente si incontrano, quello è un momento delicatissimo. Da Nizza arriva una proposta a fare il triage all'aria aperta. Cinzia, 10 anni. Sulle piste dello stadio Vauban di Nizza, niente più corse ostacoli, ma percorsi obbligati verso le tende di triage, dove i malati sono accolti solo su prenotazione. Iniziativa di stile coreano, unica nella regione, gestita da un gruppo di volontari e finanziata dal sindaco Estrosi, finito a sua volta in quarantena. Tutto nasce dall'intuizione dell'osteopata Philippe Fardel, che si è ispirato alle incubatrici per neonati per allestire box singoli dotati di lunghi guanti. In questo modo i medici non hanno alcun contatto diretto con i pazienti durante le visite e sono sempre confinati in un'area sicura con indumenti protettivi integrali, docce e aree di decontaminazione a fine turno. Ci avevano offerto scuole e palestre, ricorda Laure Gignoux, che coordina il centro, ma abbiamo preferito rimanere all'aperto, dentro le tende, perché l'aria deve circolare il più possibile, come ci ha raccomandato il professor Tim Sitt dell'ospedale Bichat di Parigi. I turni sono rigidi e questo è un punto fondamentale, sottolinea Gignoux. Si fanno rotazioni di 3 ore al massimo per ogni operatore, perché è importante evitare quella che chiamo pressione virale. Se si sta tutto il tempo in mezzo ai virus, il rischio di contaminazione diventa molto più alto per chi cura. Dunque nessuno resta qui più di 3 ore, che siano medici, infermieri, guardie o addetti alle pulizie. 3 ore e poi se ne vanno, è finita per quel giorno. Certo, se in Italia si fosse potuto adottare subito questo metodo, non avremmo un tragico bollettino quotidiano di medici e infermieri caduti sul lavoro, più di 180 secondo le rispettive associazioni. E ogni venerdì c'è una nostra pagina dedicata alle fake news sul coronavirus, oggi più attuale che mai, il caldo sta arrivando e arrivano anche loro. Maurizio Menicucci. Tra le tante fantasie che alimentano la falsa scienza, amplificate soprattutto, ma non solo, dai social e spesso a opera di spacciatori, a chi ci crede, dei rimedi fraudolenti, ci sono anche le fake news di stagione. Una di queste, che rispunta come l'oro con l'estate, è che le zanzare, peraltro già scagionate anni fa dalla medesima accusa per l'HIV, il virus dell'AIDS, possano trasmettere l'infezione da SARS-CoV-2. È vero che la loro puntura può passarla direttamente nel nostro sangue? No, nessuno l'ha mai dimostrato. Supponiamo che il virus possa essere, diciamo così, assorbito attraverso una puntura di zanzara, deve andare nell'intestino della zanzara, riprodursi, replicare, raggiungere le ghiandole salivare, finire nella saliva e poi dovrebbe questa zanzara pungere un altro uomo. È troppo lungo, lui si trasmette in maniera più efficace con il sistema respiratorio ed è questo che ha adottato, non può usare un altro. Però ci sono alcuni virus responsabili di epidemie sull'uomo come Zika, Dengue e Chikungunya, anche questi tra l'altro retrovirus, cioè virus a RNA, che lo fanno. Hanno come vettore la zanzara. Perché appunto si sono adattati ad avere come intermediario per la trasmissione ad altre specie come quella umana l'insetto. È un modo per poter andare da una parte a
all'altro, ma nei virus respiratori non abbiamo nessuna evidenza che ciò possa accadere al momento. E usiamo parole sempre potenti per parlare della Covid-19. Ovviamente bisogna analizzare la costruzione della frase, la forma e anche le metafore. Fateci caso, per il nuovo coronavirus sono quelle di guerra. Claudia Pregno. Come sto? Sto come uno straccio, sto come un fiore. Descrivono con vividezza, intensità e rapidità il nostro sentire. Così la metafora scavalca la logica, dipinge uno scenario in chi ascolta e arriva direttamente all'inconscio, rafforzando le nostre credenze e i nostri valori. Diciamo che i valori sociali ci inducono verso certe scelte linguistiche. Le scelte linguistiche rafforzano questi valori sociali. Per l'emergenza sanitaria Covid-19 è stata utilizzata la metafora bellica. Questa è una guerra, bisogna combattere contro un nemico insidioso. La pandemia è esplosa. Si è diffusa a partire da quel punto. Invece dire che è esplosa significa in qualche modo non farci riconoscere una responsabilità che è quella del tenere sotto controllo il processo di diffusione di una epidemia. I linguaggi che ci consentono di stabilire un'identità, di riconoscere un'identità. Nel momento in cui usiamo metafore come appunto quelle belliche, è come se noi diventassimo non più persone che parlano con altre persone che leggono per informarsi, ma diventiamo soldati. È come se le parole ci mettessero una divisa, ci dessero delle armi in mano. Lei sostiene che il linguaggio è strettamente correlato al tessuto sociale, che vede ai noi grande spazio lasciato ai discorsi dell'odio. I discorsi dell'odio sono basati su un meccanismo molto semplice, una contrapposizione: noi, l'altro o gli altri. E gli altri sono diversi da noi, l'identità è distintiva, è oppositiva addirittura. A mio avviso il tessuto bellico della narrazione dell'epidemia in qualche modo è vicino a questo meccanismo. Noi e l'altro. L'altro chi è? L'altro è il virus, ma l'altro è chi ha portato il virus, l'altro è l'untore. Pur partendo da un presupposto, il Covid-19 è da combattere, un altro linguaggio era ed è possibile, quello scientifico che porta al ragionamento e quindi al dialogo. Il modello del linguaggio scientifico è un modello di chiarezza, di precisione, di rigore, mai di toni eccessivi. Ed è un discorso che con la sua precisione, con la sua chiarezza, scava nel significato, cerca di definirne con precisione l'identità. Ecco, io penso che in questo momento una narrazione basata sui termini, sui dati di chiarezza, di precisione e di dialogicità, di argomentazione, avrebbe fatto molto, molto più del bene a tutti quanti noi. Le parole sono potenti, creano ciò che ci circonda, quindi cercando il senso e il significato delle parole che usiamo possiamo stabilire relazioni diverse, dare speranza, costruire il futuro. È tutto per oggi e per questa settimana. Domani è il 25 aprile, 75 anni dalla liberazione. Buona festa della liberazione, noi ci rivediamo lunedì.